Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo... In effetti sì, video. Ebbene ragazzi, sono venuta a conoscenza dell'esistenza di questo sito, che di preciso non so neanche come si pronunci. Vabbè, fatto sta ragazzi che il nome del sito è questo, finisce in fufu, che è davvero un nomignolo davvero molto carino, quindi lo chiamerò così. Quindi ho scoperto l'esistenza di questo sito che si chiama fufu, in cui praticamente sono inseriti, chiamiamoli quiz ragazzi, non so, non è il nome corretto da dare a questa roba qua. E quindi all'interno di questo sito ci sono tante e varie categorie fra cui poter scegliere, e praticamente ti fanno fare ragazzi una specie di classifica, ecco, diciamo così, in base alla categoria. Quindi in ogni piccola manche ti fanno scegliere fra due cose, ok? In questo caso, per esempio, quest'oggi andremo a fare questa che si chiama appunto, ragazzi, miglior videogioco. Ovviamente non poteva esserci categoria più azzeccata per questo canale, anche se la cosa dovesse piacervi ragazzi, magari potrei fare altri video di questo genere, o comunque magari portare questo sito in live. Quindi questo tenetelo bello presente, perché ovviamente mi farete sapere voi ragazzi se l'idea vi piace. Quindi se l'idea vi piace, mi raccomando, spolliciate, e comunque fatemelo sapere qua sotto in commento. Quindi quest'oggi andremo a vedere un attimino quale alla fine riterremo, perlomeno quale alla fine riterrò, perché sto registrando da sopra, questo mi pare ovvio. Quindi qua alla fine riterrò il miglior videogioco. Sicuramente magari è possibile ragazzi che ci sarà qualche gioco che non ho giocato, per cui per forza di cose dovrò scegliere quelli che potenzialmente conosco. Però in ogni caso sarà bello un attimino ritrovarsi a dover scegliere fra l'una, l'altra cosa. Ecco, può essere uno spunto interessante. Quindi non perdiamo più tempo, andiamo ad iniziare. Si può scegliere ragazzi addirittura quante manche fare, chiamiamole manche, quindi 4, 8, 16, 32, 64. Quindi se uno vuole stare lì tanto tempo può scegliere quella più lunga. In questo caso direi che quest'oggi, per non stare veramente troppo tempo ragazzi, sceglierò quella di 32. Ed eccoci qua, questa è la prima scelta che ci fanno fare, fra Clash of Clans e A Way Out. Clash of Clans ovviamente ragazzi è un gioco mobile che io personalmente non ho mai giocato, perché non sono mai stata fan effettivamente del gaming su mobile. Però A Way Out purtroppo non l'ho giocato, anche se è una cosa che comunque vorrei fare, perché comunque a quanto so è un gioco molto interessante. L'unica cosa è che si deve giocare per forza in cooperativa, tipo It Takes Two. Quindi comunque in un modo o nell'altro prima o poi lo giocherò. Quindi per forza di cose, anche se non ho giocato Way Out, visto che non mi piace raga il gaming su mobile, sceglierò ovviamente Way Out. Oddio, oddio ragazzi. Allora, Ghost of Tsushima, dovete sapere che io ce l'ho, quindi l'ho acquistato tempo fa, l'ho iniziato, io l'ho comprato per PS4, attenzione, l'ho comprato per PS4, l'ho anche iniziato, sono anche andata un pochettino avanti nella storia, e fin dove sono arrivata ragazzi devo dire che è un gioco assolutamente pazzesco, è qualcosa di stupendo, lo dico non essendo arrivata probabilmente neanche a metà gioco. È un gioco che ho abbandonato, non perché non mi stesse piacendo appunto, ma per forza di cose, ed è un gioco che stavo addirittura pensando di portare qua sul canale come serie. Però questa è una cosa che magari mi direte voi se vi può interessare, comunque una cosa su cui ci devo pensare ragazzi, perché è un gioco comunque abbastanza lungo. Però essendo un gran bel pezzo di gioco, ovviamente stavo pensando comunque di portarlo qua sul canale, e qua me lo mettono con Uncharted. Suppongo la saga di Uncharted in questo caso, in generale, perché ci hanno messo l'immagine del 4, però ci hanno scritto solo Uncharted, ed è una saga ragazzi che io ho adorato tipo follemente. Sono giochi meravigliosi, soprattutto secondo il 2 penso sia il mio preferito in assoluto, anche se ormai sono passati tanti anni ragazzi, non mi ricordo le trame nello specifico. Sapete che io mi ricollego sempre alle emozioni, il 2 e il 4, anche se raga vabbè pure il primo e il terzo, cioè vedete non si può fare, io non riesco a fare una classifica perché sono tutti e quattro meravigliosi. Secondo me hanno concluso la saga alla grande. Uncharted 4 è stato tra l'altro il primo gioco che io ho avuto su PS4, l'ho comprato in bundle con PS4, quindi raga qua è comunque difficile, veramente difficile. In questo caso io penso ragazzi che mi sposto su Uncharted, ma solo ed unicamente perché non ho finito Ghost of Tsushima, anche se comunque la battaglia raga è durissima. In questo caso solo perché Ghost of Tsushima non l'ho finito dico Uncharted, saga
spettacolare, ragazzi. Allora, tra questi due, Rocket League, ragazzi, ci ho giocato un pochettino, giusto così a perdita di tempo. World of Warcraft non lo conosco, ma perché principalmente è un tipo di gioco che non mi è mai interessato. Quindi, non lo so, fra i due dico Rocket League, ma giusto perché l'ho provato, insomma, qualche volta, così completamente a random. Ecco, altri due giochi che non conosco, Geometry Dash non ho neanche la minima idea di cosa sia, XCOM ce l'ho presente ma non l'ho mai giocato, quindi direi, siccome questo mi sembra tanto un gioco per mobile, quindi direi che i giochi mobile, ragazzi, non per denigrare ma non mi piacciono proprio a me personalmente, andrò di XCOM. Allora, questi due giochi neanche li conosco, Brawl Stars men che meno, Undertale è un gioco che ho sentito veramente tanto nominare, diversi di voi me l'hanno anche sempre tanto consigliato, e se me l'avete consigliato perché mi conoscete sapete che genere di giochi mi piacciono, quindi se me l'avete consigliato sono sicura che Undertale mi piacerebbe come gioco, chissà, magari comunque ragazzi in futuro, più là è anche probabile che lo vedremo sul canale, quindi comunque a sensazione dico Undertale. What the fuck? Cosa dovrebbe essere sta roba? Buona pizza, grande pizza, ma che è? Cosa ragazzi? Ma a prescindere dal fatto che io non l'ho giocato, comunque avrei votato Pokémon a prescindere, perché Pokémon, raga, in generale comunque sono anni, veramente secoli, che ci accompagna nella nostra storia di gamer. Io ho giocato tanti giochi Pokémon, ovviamente sono, raga, giochi solo su portatili, su console portatili, ma cioè, oddio, fino ad un certo momento. Poi ho giocato anche, per esempio, Pokémon Arceus, ovviamente per Switch, quindi ne ho giocati veramente tanti. Soprattutto quelli su console portatile, quindi direi che ovviamente, ragazzi, vado di Pokémon tipo ad occhi chiusissimi. Sì, cioè, comunque ci hanno messo giochi che, mo scusate, ma che veramente, cioè, buona pizza, grande pizza, ma mettete giochi che veramente si chiamano giochi, ma pure sta roba, ragazzi, mo scusate, ripeto, non per denigrare, però io credo che tipo Escape from Tarkov sia multiplayer principalmente, credo, e Minecraft... Raga, so che piace a tantissime persone, io ho anche portato diversi video su Minecraft Parkour, ma cioè non mi sento revotare nessuno dei due, sinceramente. Vabbè, vado di Minecraft, anche se qua è scritto uno specifico Bedrock, anche perché tra l'altro devo confessarvelo, ragazzi, c'è stato un periodo che io mi sono infognata su Minecraft su PS3, però attenzione, quindi ci ho giocato un pochettino di tempo, ma poi è una cosa che mi è passata subito, quindi giusto per averci giocato dico Minecraft, ma non è che la cosa mi faccia impazzire. Ma che è sta roba, raga? Cioè io ho fatto sta cosa, cioè, allora, se voi mi mettete la categoria miglior videogioco, ma aspetto le trovare, cioè giochi AAA, ragazzi, siamo già a metà delle mance e mi mettono ste cose, ma che è? Fado di nuovo di Minecraft, ma perché Minecraft? Cioè non li conosco, non li ho giocati, mamma mia. FIFA ovviamente, ragazzi, non è nel mio genere, mai giocato un gioco di calcio, mai, tipo mai. GTA 5 io l'avevo comprato su PS3, l'avevo anche iniziato, vedevo di sinceramente, raga, non l'ho mai finito, ma perché principalmente forse non mi garba tanto l'ambientazione. Poi negli ultimi anni gli open world, ragazzi, non si sono più inseriti nelle mie categorie preferite, però fra i due ovviamente, comunque a prescindere da tutto, GTA 5, raga, un giocone che va avanti ancora oggi, quindi voto GTA 5. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria, ragazzi. Allora, Getting Over It lo conosco, ci ho fatto anche un video, credo, qua sul canale, poi ci ho rinunciato, proprio calorosamente, perché il gioco che fa smadonnare proprio malissimo. The Sims è un gioco che ha fatto parte sicuramente della mia storia da gamer, gioco a cui mi sono dedicata anche diverso tempo, devo dire, un certo periodo della mia vita, anche su PS2, credo che avessi comprato The Sims 2, ragazzi, cioè parliamo tipo di 3000 anni fa, e quindi fra i due ovviamente dico The Sims. Getting Over It, raga, troppo da smadonnare. Io non conosco sta roba, non li conosco, ragazzi, cioè, se avessi saputo che i giochi inseriti erano questi, ho scelto un'altra categoria, insomma, cioè fra le due io non ho idea di che siano ste cose, boh, clicco questo completamente a caso perché ci sta una matita, disegno.
Peggio che andare de notte, ragazzi. Allora, questo Cats sembra un gioco per mobile. W2K24, ovviamente è un gioco di wrestling che non ho mai giocato in vita mia. Scelgo i gatti, ma solo perché se parla dei gatti, no? Non per altro. Veramente male, raga, male, male, male. Ma l'hanno fatta coi piedi, scusate, sta categoria. Ma cos'è sta roba? E cos'è sta roba? Mi devi mettere roba seria. Ma cosa sono ste robe? Cioè, raga, questo sarà un altro sparatutto. Tutto sicuramente multiplayer, robe del genere. Questo non ho la minima idea di cosa cacchio sia. Cioè, solo perché mi piace, è più bella l'immagine, seleziono questo. Se no, veramente, regà, io alzo le mani. FIFA 24, di nuovo, gioco di calcio, non mi interessa. Mad Max, ragazzi, ve lo dico sinceramente, non lo conosco. Non conosco i film, videogioco mai fatto. Quindi, vabbè, solo perché non mi piace il calcio, dico Mad Max. Ok, già qui ragioniamo un pochettino di più. Allora, per quanto riguarda Hitman, ragazzi, io nella mia vita ho giocato soltanto un gioco di Hitman, nonostante appunto ne siano usciti diversi, che è Hitman Absolution, credo si chiami, su PS3. Ed è un gioco che effettivamente, devo dire, mi era piaciuto parecchio, però, regà, se me lo mettono con God of War. Cioè, mo, hanno messo ovviamente immagine del God of War più recente. Però comunque, regà, parliamo di God of War. C'è cioè una storia, una saga che. Cioè, sono anni che vive con noi. E comunque, a prescindere da tutto, adoro. Cioè, adoro. Quindi, assolutamente God of War. Mi dispiace per il pelatone. Qua, regà, che dire? Oh, Gesù. Clash Royale, gioco mobile sempre. Non mi interessa. Valorant, sì, ci ho giocato per un periodo multiplayer. Caruccio, solite cose. Ogni personaggio ha i suoi poteri, le sue abilità, eccetera, eccetera. Solo perché non mi piace il mobile, dico Valorant, ma non perché io, regà, ne sia fan, perché non mi piace più di tanto. Allora, qua inizia, ragazzi, il secondo round, ok? Quindi praticamente mettono a confronto le cose che hai già scelto. Quindi per rendere le scelte sempre più difficili. Però, visto, regà, il tenore delle robe che ci hanno messo, non credo che le scelte d'ora in avanti saranno tanto più difficili. Ovviamente fra questi due ragazzi scelgo Undertale, nonostante io non l'abbia giocato, ma proprio a sensazione. Fra Valorant e Pokémon, assolutamente Pokémon, tutta la vita, su questo non ci può essere dubbio. Poi mi mettono insieme cose che non mi piacciono. Vabbè, premio GTA 5 solo, regà, perché comunque Rockstar è un gran giocone, grande roba. Qua, non so, regà, vado su Mad Max, ma solo perché Rocket League, appunto, cioè, è un giochetto un po' così, cioè, che non mi piace. Fra questi due, nonostante io non abbia giocato a Way Out, secondo me è un gioco che comunque ispira, quindi sceglierò i Way Out. Dopodiché, beh, qua facilissimo, XCOM non lo conosco, non l'ho giocato, Uncharted, una delle mie saghe preferite, quindi assolutamente. E qua, raga, semplicissimo, se va giù di God of War, veramente toppe. E qua mi mettono queste due robe, un po' così, vabbè. Scegliamo Minecraft giusto perché sì. Fra sti due, vabbè, dai, direi GTA 5. Sempre Rockstar avanti tutta. Eccala. Poi succedono ste cose, ragazzi. Cioè, sono quei casi in cui scegliere diventa tipo impossibile. Io non so quanto potrò reggere a fare altri video di questo genere, che siano di categorie di videogiochi o di altre cose che mi stanno a cuore. Perché in un caso simile, ragazzi, cioè, scegliere te pare, capito, che stai a fan torto all'altra cosa. Allora. Io ho adorato God of War, assolutamente adorato. Però dovete considerare che, ragazzi, il primo God of War che ho giocato in vita mia è stato God of War 3 su PS3. Quindi io i primissimi God of War, quelli su PS2, non li ho mai giocati. Quindi il momento in cui ho giocato Uncharted, in cui ho giocato God of War, è stato più o meno lo stesso, comunque su PS3. Però la God of War 3 mi era piaciuto da morire, mi era piaciuto tantissimo. Poi c'è stato God of War Ascension che mi ha fatto storcere un po' il naso. Poi, se non sbaglio, regà, ci sono stati ovviamente quelli di ultima generazione che sono assolutamente giochi pazzeschi. Però, se proprio vedevo di così a sentimento il cuore, attualmente mi stai dicendo di scegliere Uncharted. Perché sono dei giochi spettacolari, ragazzi, spettacolari da ogni punto di vista, dal punto di vista della storia, sono intriganti, ci sono colpi di scena, sono emozionanti, sono comunque, regà, quelle avventure stile Indiana Jones, comunque, si viaggia, si vedono posti meravigliosi, non che God of War sia da meno, però
qualcosa emotivamente mi sta dicendo di scegliere Uncharted, ma a malincuore, ragazzi, a malincuore, perché comunque God of War c'è tantissima roba. Fra questi due, a sensazione scelgo Undertale, sicuramente sarebbe capace di darmi più emozioni di Minecraft. Fra questi due, ovviamente Pokémon, ragazzi, perché A Way Out non l'ho neanche giocato, è arrivato qui per grazia di Dio. Fra questi due scelgo Pokémon. Mi dispiace per Undertale, ma non l'ho ancora potuto giocare. Vabbè, raga, semplicissimo. Mi dispiace per GTA 5, ma non è tanto il mio genere. Vado giù di Uncharted. E qua l'ultimo round, ragazzi, alla fine dei giochi mi piazzano Pokémon e Uncharted. Sono due cose completamente diverse. Scelgo Uncharted più che altro, raga, perché proprio a livello, cioè, di spettacolo sono un'altra cosa. C'è un altro universo, assolutamente. Ma non per questo i Pokémon poi occupano un posto più piccolo nel mio cuore, perché assolutamente no, assolutamente no. E quindi mi sa proprio, ragazzi, che questo round, questa manche, questa partita, questo quiz, questo non lo so come lo vogliamo chiamare, è stato vinto da Uncharted, assolutamente. Allora, io credo che comunque, ragazzi, la generazione dei giochi, comunque delle cose che escono all'interno dei quiz, sia randomica, quindi sia casuale completamente, quindi è probabile che io abbia avuto sfiga, che mi siano usciti, ragazzi, soltanto giochetti della minchia, lasciatemelo dire, perché per esempio, ragazzi, qua sotto io vedo un The Last of Us, ad esempio, vedo un Red Dead Redemption, vedo uno Skyrim, vedo un Resident Evil, Spider-Man, cioè sto vedendo giochi, ragazzi, che a me non sono usciti. Cioè a me mi è uscito Buona Pizza, Grande Pizza quando mi poteva uscire un Resident Evil, per che cavolo, un Red Dead Redemption. Quindi è probabile che la fuoriuscita dei giochi in questo caso sia casuale, quindi è probabile che se io giocassi di nuovo magari mi uscirebbero cose diverse. Comunque una cosa secondo è molto carina, ragazzi, questa da fare in video o comunque da fare in live anche, cioè è molto carino secondo me, comunque, ragazzi, anche per video un pochettino più leggeri. E ovviamente quella non c'è solo la categoria di miglior videogioco, ce ne sono tante altre, ragazzi, come possiamo vedere qua sotto. Ci sono anche altri quiz riguardo i videogiochi, anche riguardo, raga, tante altre cose, personaggi dei videogiochi, ma anche altre categorie. In questo caso mi escono i videogiochi perché ho selezionato quello, ma ci sono anche tante altre cose interessanti, film, cartoni animati, personaggi, eccetera eccetera. Quindi secondo me questo primo video può dare uno spunto interessante per quanto riguarda qualcosa di nuovo, ragazzi, da portare qua sul canale. Però ovviamente l'ultima parola sta a voi, quindi mi farete sapere gentilmente come sempre qua sotto in commento se l'idea di questi video vi piace, se vi può interessare, se avete magari categorie da consigliarmi, perché no, e magari mi fate sapere anche qual è, ragazzi, per voi, fra quelli che ci sono usciti oggi, il miglior videogioco. Quindi facciamo così, ragazzi, allora se doveste volere magari altri video di questo genere, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. Se dovessimo raggiungere e superare i 50 like, farò altri video di questo genere, d'accordo? Questo video termina qui, grazie come sempre di cuore a tutti, ragazzi, un bacione e obdosh a tutti da Giocherina, ciao!